Amicittina, per piacere fammi bellina che stasera c'ho la Villa Teletruria, eh? Sta tranquilla Santina che per stasera ti farò bellissima. Brava, che ce la fa a concorrenza la bionda. E mi torno! Ma sei già sotto! Ma sei ubriaco? Mannaggia! Allora, Cicci, vedate la mossa! Che c'è Francesco e la Barbara ci aspettano a Teletruria per la puntata! Che la guardi la scorrida te! Ma io sono invitato, devo andare! Ci vediamo tra poco! Signore e signori, ladies and gentlemen, madame, messieurs, questa sera alla scorrida, come sempre, Francesco Duranti! Ma buonasera a tutti e benvenuti al varietà del venerdì sera della nostra emittente televisiva Teletruria con la scorrida. Sempre a mio fianco lui, il grande maestro, l'incammancabile professionista Pierluigi Testi. Facciamo buonasera, un bel applauso, un applauso inventato perché purtroppo non abbiamo il nostro pubblico. Vado subito, subitissimo a presentare la bellezza della nostra scorridina, della nostra Martina. Buonasera Martina. Buonasera a tutti. A questa ottava puntata della nostra scorrida. Eccoci qua, ben trovati. Facciamo ormai il nostro classico certo. Saluto distanziato, ormai va di moda il nostro Olè. Classico saluto. Martina, la scorsa settimana è stata la tua prima esperienza su uno studio televisivo alla nostra scorrida. Com'è andata? Ma direi benissimo, mi sono trovata molto bene. Ma lo sai che abbiamo ricevuto tantissimi complimenti della tua bellezza, del nostro spettacolo? Abbiamo veramente ottenuto tantissimo. Ci sono arrivate lettere, messaggi. La scorrida sta andando alla grande. L'appuntamento del venerdì sera su Teletruria, insieme al nostro maestro Pierluigi, ai nostri gianduiotti, che stasera, Martina, non ci sono. Ma dove Non lo so, non li vedo al tavolo. Buonasera Francesco. Ma che onore, abbiamo Amedeo questa sera alla scorrida. Un bel applauso per il nostro Amedeo. Buonasera. Amedeo, buonasera. 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 È un onore essere qui vicino a una grande donna. Oh, e allora guardi, visto... Io avrei bisogno del palco... Ma con piacere, noi ci allontaniamo Amedeo. Faccia pure lei, prenda... Questa sera si esibiranno per voi a San Seno i due concorrenti speciali, però prima verranno valutati secondo la modalità del televoto e una giuria telescopica capitanata dalla signora Lucilla, quindi direi che è tutto pronto. Io andrei a presentare il primo cantante in gara, che entri Achille Sauro. Buonasera. Di Giuliattini Solenni e Tinti, dirige l'orchestra il maestro Pierluigi Testi. Con il codice 001 canta Achille Sauro. Malandrino, chiodo giallo e zaffiro, bluet, è lo zoo di Berlino. La mia tipa è un vampiro ed è pazza di me, sei più bella dal vivo. Lei che balla è la donna del boss, davanti al jukebox Tarantino. Con quei bravi ragazzi è delirio e deniro, sì balliamo bamba, bamba, un twist e poi bamba, bamba, modella ore bamba, bamba, ragazzi fuori bamba, bamba, adrenalina.
siamo sopra un bancone, io e te, sì, sì, è una rapina. Vuoto le tasche, mi riempio di te, sì, donna bambina. Una madonnina che piange per me, ma poi mi rovina. Ed io che so farmi rovinare da te, sì, balliamo bamba, bamba, conquisto e poi bamba, bamba, modella ore bamba, bamba, ragazzi fuori bamba, bamba, così bamba. Accomodare, grazie. E adesso farei entrare un altro cantante. Signore e signori, Loredana Berto. Buonasera. Buonasera. Buonasera Loredana. Buonasera, bellissimo. Amedeo, grazie, ciao. Abbiamo lo stesso rossetto. Un po' troppo alto. Mi sistemo da sola, posso? Prego, prego. Prego, Amedeo. Sì. Di Luca Pelliccia e Francesco Maria Mirati dirige l'orchestra il maestro Pierluigi Testi. Con il codice 002, Loredana Berto. C'è un problema qui un attimo, questa vite. C'è un problema con l'asta. Sì, prego. Con l'asta, va bene così? Vediamo, vai. Essere tutti qui, dirsi almeno, dire almeno le cose inutili che ti sembra vero solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto e resti lì. Ed io ci credevo sì, ci vuole soltanto una vita per essere un attimo, perché ci credevi. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per me? Esista un altro amore, esista un altro amore come te, ma io non posso credere che esista un altro amore, esista un altro amore. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai. Cosa vuoi per te? Cosa nascondi dentro te? Che cosa vuoi per me? Grazie. Ed ora Amedeo, lei si può accomodare, ma grazie. Voglio veramente ringraziare, questi sono gli imprevisti della diretta, voglio ringraziare
con un bel applauso i nostri immancabili Gianduiotti, l'anima di questo spettacolo. Simone. Grazie. Mancini, Davide Brasola e Daniele Zelli, ancora un applauso perché se lo meritano davvero, perché grazie, animano grazie questo spettacolo nel modo giusto. Grazie a te che rendi possibile tutto questo. Grazie a voi e grazie veramente dell'impegno che mettete ogni settimana. Ed ora, cara Martina, è il momento di andare a presentare, di andare a completare il nostro cast per dare inizio all'ottava puntata della Scorrida. Signore e signori, per tutti voi, Lugiotto! Buonasera a tutti, buonasera! Buonasera Presidente! Buonasera Francesco, buonasera Martina! Buonasera Presidente, senta, lei questa sera si presenta con la maschera del Presidente Mattarella, ne poteva fare anche a meno, però gli andava di fare così e noi accettiamo tutto ciò. Però se la può anche togliere la maschera ora, eh? Faccia vedere chi è, Lugiotto. Insomma, anche stasera si è presentato lei alla Scorrida, ma questa Lucilla, quando ce la fa tornare? Questa Lucilla, caro Francesco, manca 21 giorni, purtroppo t'avevo detto settimana scorsa. 21 giorni a cosa? Che gli finisce la quarantena, ti ho detto che l'ho messa 40 giorni in quarantena, si va bene per la finalissima, ma lo so. Ascolti, io le consiglio una cosa, ne parlavo prima con Martina, perché l'abbiamo vista dietro le quinte. La giacca, si sbottoni il primo bottone, perché sennò rischia con un respiro profondo di uccidere uno dei nostri cameraman. E se vuole prendere posizione, accogliamo con un bel applauso il nostro showman Lucio Corazzi, in arte Lugiotto. Stasera la Scorrida, stasera la Scorrida, lo sai chi c'è? Un pittore geniale con un tocco speciale, ma chi sarà? Ora arriva, arriva, ora arriva, arriva, ma chissà che fa, chissà che fa, chissà che fa. Qualche volta una maga, qualche volta un balletto, ma chi sarà? Ma chi sarà? Ma chi sarà? È Lugiotto, è Lugiotto, è Lugiotto. Wow! Cara Martina, dopo un breve spazio pubblicitario andremo a conoscere i nostri concorrenti in gara. Pubblicità! E non finisce mica qui! Stasera c'è la Scorrida. Ciao. E allora Martina, chi sono i concorrenti in gara questa sera? Andiamo a presentarli. Allora, stasera troviamo Emanuele Bianchi, Alessandro Banelli, Jessica Mazzei, Pane Michele con Rico Boys. Come? Pane Michele con Rico Boys. Scusate. Luciana Solvino. E allora cosa facciamo Gianduiotti? La nostra sigla, Francesco. La nostra sigla classica. Sigla. Mi ho fatto anche un po' di conze. Dai maestro! Dell'Etruria stasera che c'è, Francesco e Martina che presentano e me, Lucio Corazzi che ci leggerà l'oroscopo con serietà. Tutto ad un tratto il maestro che fa, suona i suoi strumenti e il ritmo ci dà, e Gianduiotti che sono in tre giudicheranno con le gag. È tornata la Scorrida, quanto dura non si sa, la risata è assicurata e qualcuno vincerà. È tornata la Scorrida, la puoi fare anche te, che sia solo pure in coppia si può fare anche in tre.
con la voce dei nostri gianduiotti, Martina, andrei subito a vedere il primo concorrente. Allora, quello che ho detto bene prima, Michele Pane e i Rinco Boys. Benissimo, andiamo a vedere il primo concorrente in gara. Buonasera Scorrida, noi siamo la Rinco Boys Band e questa sera vi proponiamo una chicca che nessuno lo sa, ma questo brano l'abbiamo concesso gratuitamente ai nostri amici Negrita, vero Beppe? Sì, sì, sicuro. Le date, che Rinco Boys Band! Yeah! Mamma mia, prega perché il mal di schiena ti piglia anche a te. Il capitano dei Rinco Boys, Michele Pane. Buonasera Michele, mi sente? Sì, ti sento. Voi mi sentite? La prima cosa che ti dico, complimenti, perché l'applauso dallo studio ha fatto scaturire il suono delle campane. Addirittura. Grazie. Senti Michele, una domanda. Quando nasce il gruppo i Rinco Boys e come nasce? Allora, innanzitutto, ufficialmente diciamo che ci siamo proprio buttati nel mischero proprio più profondo del 2015, però già prima ci trovavamo in situazioni tra amici e ci divertivamo a fare queste parodie, queste cover. In questo caso, stasera abbiamo portato a conoscenza tutta Arezzo che il brano vero di Mamma Mae era questo dei Rinco Boys, che poi abbiamo sentito
Ma Michele, questa sera non, cioè, i Rinco Boys li hanno visti anche fuori della provincia di Arezzo, perché Teletruria è estesa in tutta la Toscana e in tutta l'Italia in streaming, perché abbiamo concorrenti da tutte le parti d'Italia. Questa sera avete avuto una fama nazionale e internazionale. Grazie a Teletruria, addirittura ci hanno mandato messaggi dall'estero, da San Marino addirittura, quindi insomma ringraziamo Teletruria. Gli dico la verità, io vorrei passare la parola per una valutazione finale ai nostri gianduiotti. Simone Mancini. Ciao, allora io dicevo una cosa, ma visto che vanno di moda tanto questi fit... Facciamolo questo fit insieme, dai, era già stato proposto un'altra volta. Mi piace. I gianduiotti vogliono con i Rinco Boys stringere i rapporti, questo è un messaggio che è stato mandato. Perché Francesco, lui dice quando sono nati, ma Rinco penso che siano dalla nascita. Sì, loro. Rinco sì, dalla nascita. Vero. I gianduiotti sono per la strada. Una battuta veloce dal nostro capitano Davide Brasoni. Io è tanto che auspico questa collaborazione, Francesco farà da testimone e ci incoronerà per una sua prossima uscita all'aperto. Ci metterò sicuramente una parola buona. Daniele Zelli. Io gli faccio i miei complimenti perché sono sempre originali e sanno sempre cantare e interpretare il loro gruppo, ecco, sì. E allora io vado a salutare il nostro capitano dei Rinco Boys, Michele Pane, ti congediamo con un bel applauso. Ciao Michele! Grazie a tutti, grazie, ciao! E non finisce mica qui, Martina, sai, perché andiamo a vedere Jessica Mazzei, il secondo concorrente! Che devo dire ora? Anche ora, vai. Mi presento, sono Mazzia Jessica, partecipo anch'io di nuovo alla scorrida, però questa volta vi porto, come si vede, la danza del ventre. Stavolta ballo per voi. Ah sì, veramente? Sì, è. Thank you.
visto Martina, la nostra Jessica Mazzei, che ha ballato la danza del ventre con gli arrangiamenti del nostro maestro Pierluigi Testi. Facciamo un applauso anche al nostro maestro che cura tutti questi arrangiamenti. Dopo la pubblicità andremo a parlare con Jessica Mazzei. Non cambiate canale, restate su Teletrulli. E non finisce mica qui. Bellissima Francesco. Bellissimo. Accecati d'amore, siamo a guardare. La nostra concorrente Jessica Mazzei. Jessica, si può spostare un pochino più alla sua sinistra? Ecco, centrata al televisore. Buonasera Jessica. Jessica, buonasera a tutti. Buonasera, lei viene da Arezzo. Ecco Jessica, sì. Lei è fidanzata, non lo svegliamo, con un personaggio famosissimo di Arezzo, un cantante. Certo. Dopo magari lo conosceremo. Tanto dopo si vedrà. Ma quando nasce la sua passione per il ballo? Io le devo fare i miei complimenti perché lei è bravissima. Ne parlavo con Martina prima, lei è bravissima. Quando nasce questa passione? Fin da piccola mi è sempre piaciuto ballare, però ho fatto tutto da me, Ho imparato tutto da me, i passi, mi sono arrangiata. Un'autodidatta. Senti Jessica, i nostri autori mi hanno scritto sulla scaletta che tu ti fai chiamare con un nome d'arte, Jessica Pasticcino Goloso Gegè. Perché ti fai chiamare Pasticcino Goloso? Allora, vi mostro subito il perché e capite il motivo. Ah, sei già preparata? Eccoci qua. Le piacciono i dolci? Ho preparato dei cannoli siciliani. Gli piace il cannolo, maestro, Francesco, ma quando è che le piacerà il maritozzo? Il maritozzo? Basta per il cannolo, sì. Le piace il cannolo e questa sera sicuramente lo gusterà con il suo fidanzato. Certo, lo devo mangiare. Senta Jessica, ma il suo fidanzato è geloso delle sue performance, perché sono performance del tutto particolari, con un vestiario... È scollato, è geloso oppure no? Ma forse sì, però non mi dice niente perché tanto sa che lo faccio lo stesso. Sì. O prendere o lasciare, Molto. Una battuta dalla nostra giuria comica, dai nostri gianduiotti. Chi vuole cominciare? Il nostro Daniele Zelli. Senti Jessica, io ti faccio i miei complimenti, anch'io però mi sento di aiutarti a trincare in cucino. La salute. Davide Brasola. A me piace. Ma io vorrei la voce di giurato, visto che lei. Non c'entra niente, però la faccio. Io sono contento della nostra qui presente concorrente Fabiola e sono veramente grato. Però una cosa la devo dire, che a Fabiola l'ho trovata al negozio di Corazzi e mi promise di portare i cannoli siciliani da mangiare tutti insieme, ma i cannoli qui non ci sono. Ce li porterà. Simone. Sempre meglio della mia Rolls Royce. Perfetto. Il nostro pittore Luciotto ha da chiedere qualcosa alla nostra Jessica? Io dico una cosa sola, che tra Arezzo e Quarata qui sfornano troppi talenti, neanche qualcuno lo facci fuori perché l'artista Quarata ce n'è uno solo. E chi è l'artista della provincia di Arezzo? Della provincia d'Arezzo non lo so, di Quarata, Campolucci e provincia ce n'è uno solo. Allora, noi non siamo in un piccolo paese, siamo a livello nazionale, ci vedono tutti. Si spieghi meglio, perché lei si ritiene un artista?
Perché per due anni consecutivi sono stato nel palco più importante della Rai 1. Scusa, questa cosa ce la deve spiegare tutte le puntate? Sì, perché parecchi non hanno capito come oppure molti non l'hanno vista. No, parecchi non mi hanno visto e parecchi lo sai quante pasta asciutta ci hanno da mangiare. Ma a chi ti riferisci, Corazzi? Basta, non cominciamo a litigare. Jessica, noi ti ringraziamo e ti congediamo con un bel applauso e in bocca al lupo. Grazie. Lucio Corazzi, Luciotto, venga qua. Dica. Velocemente. Dica. Un ambo sulla ruota di Roma da giocare domani, perché in questo periodo di soldi ce n'è bisogno. Siccome manchino i quadrini e io sinceramente l'avrebbe finiti, vedo due ambi, speriamo che vinca io. Ho chiesto un ambo, veloce. Un ambo, 11-21. Sulla ruota di? Roma. Arrivederci, grazie. Martina, andiamo avanti con la gara. Ma certo. Allora, il terzo concorrente è Emanuele Bianchi. Vai Emanuele. Buonasera a tutti, mi chiamo Emanuele Bianchi, vengo da Rosignano Solve, piccolo paesino in provincia di Livorno e sono un imitatore. Vorrei tanto partecipare alla scorrida ed è questo è il mio pezzo. Amici sportivi, una buona sera a tutti dal vostro bistecco nazionale Giampiero Galeazzi. E vai con la Macarena. La volete sapere la differenza tra Carlo il Grande e me? Lui era Carlo Baglio, io invece Baglio e basta. E vai. Sono venuto qua per presentare la 75.000.000 puntata della Domenica Sportiva. Prima però diamo la linea a un grande ospite. Lui ha il corpo di Bruto e la testa di Cassio, ma è un grandissimo attore, amici sportivi. E viene dalla Basilicata, da Potenza. È meglio dei fratelli a Magnale, veramente. Signore e signori, Rocco Papaleo. Buonasera ragazzi, come state? Oggi sono venuto qua direttamente alla Basilicata perché là c'è troppa umidità e l'umidità raffinata. Però purtroppo sono un po' triste perché la mia fidanzata Lupita mi ha lasciato. E allora sapete cosa mi ha detto mio nonno Faustino? Cornuto pure lui. Quando la fatica supera il gusto, molla la figa e attacca dall'Ambrosio, cazzo, veramente un feloso. Ora però voglio presento la Sampdoria Massimo Ferrero. Fatemela presentare. Eccolo qua, basta perché me ne vedo. Raga, forza Sampdoria! Io ho comprato la Sampdoria perché fa rima con vittoria, no? E ricordatevi, io sono come il gatto alla dispensa, che gli fa, gli dice, gli pensa. E il calcio si gioca con le tre T, testa, gambe e culo, forza Sampdoria. E soprattutto per comprare la Sampdoria ci vogliono i soldi, avete capito? Altrimenti altro che Vialli, me la tengo, la Sampdoria è mia. Prima però fatemi presentare un grande uomo, il primo ministro italiano e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Forza Sampdoria e forza Roma anche! Buonasera a tutti dal nostro presidente del Consiglio più amato e rispettato degli ultimi 50 anni. Allora, io volevo soltanto dire una cosa, restare uniti, compatti, ma allo stesso tempo a distanza, in modo tale da non creare assembramento. Ora però, prima di presentare il nuovo DPCM numero 69, che è un numero che a me piace molto soprattutto sotto le lenzuola, non come a qualcun altro che piace il 49 come sono i milioni che ci deve dare, io volevo soltanto dire che durante la seduta parlamentare abbiamo effettuato un'asta benefica dove abbiamo venduto un dizionario a Di Maio così si impara l'italiano, abbiamo venduto un ognomo a Brunetta così non è solo con Biancaneve e per finire una bambola gonfiabile a Silvio Berlusconi così non rimane da solo con altre persone. Ora mi dispiace, devo andare perché devo dirimere le questioni il mio secondo lavoro, questioni condominiali, e quindi vi saluto e vi ringrazio, al prossimo.
Abbiamo visto il nostro Emanuele Bianchi da Livorno, che l'abbiamo collegato. Buonasera Emanuele. Ciao ragazzi, buonasera a voi e a tutti presenti in studio. E allora passo la parola alla nostra Martina, che le farà una breve intervista. Mamma mia, okay. Emanuele, quanti personaggi in un unico corpo, in un'unica voce. Bravissimo. Fino al voto non mi riconosco nemmeno io, sì, effettivamente. Sai, a me non piace molto riguardarmi, vi dico la verità, perché purtroppo sono ipercritico, però spero magari mi giudichiate bene voi, questa è la cosa più importante. Ma sicuramente. E comunque vorrei dire che con l'ultimo personaggio c'è della concorrenza anche qua, eh? Bisogna stare andiamo attenti. Andiamo a sentirlo l'ultimo andiamo personaggio sentire... nel commento, il nostro Davide Brasola nella veste dell'ex presidente Conte. In questa circostanza mi ritrovo mandato a casa, ma comunque sono il personaggio ancora più amato dagli italiani e dalle italiane, e ti congedo dicendoti che sei un bravo imitatore, però compra 2-3 lampadine in più per casa, perché c'è un buio che sembra una taverna, una cantina più che una taverna. Martina, e lo voglio fare come la D'Urso. Ha detto? Scusate? Non abbiamo sentito. No, dico, non voglio fare come la D'Urso, che vede illuminata soltanto in viso, voglio far vedere tutta la casa. Ring light, non ti preoccupare, mano santa. Comunque noi andiamo avanti adesso, vero? Congediamo. Grazie il nostro... mille Emanuele. Ciao ragazzi, grazie, ciao. Grazie mille. Ciao. E allora, okay. Cara Martina, io ora devo fare un augurio, perché ci è arrivato un disegno in studio dalla nostra... Se mi aiuti Martina, sì, che lo estraggo, dalla nostra Sofia, la figlia del nostro regista, che proprio oggi è il suo compleanno, e vorrei fare un augurio alla nostra Sofia, che ci ha mandato questo bellissimo disegno. E vorrei, maestro, la canzone Tanti auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri Sofia, tanti auguri a te. Che poi dovrebbe coincidere con la festa del papà, se non erro. Sì, sì. Sì, coincide con la festa del papà. Tanti auguri Sofia. Quindi, ciao al babbo e alla figlia. E noi dopo la pubblicità andremo a vedere l'altro concorrente in gara. E non finisce mica qui. Stasera c'è la scorrida. Quindi? Martina, quindi dove andiamo? A vedere il prossimo concorrente. Alessandro Banelli. Vai ragazzo. Fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi, ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. Posso fare a meno di un motore, è troppo bello camminare. Posso fare a meno di sapere, perché spesso preferisco immaginare. Ma che dire, che fare, quando io non posso fare a meno di te, che sei l'infinito tra i miei desideri. La la. Tu che sei il sogno più grande tra i sogni più veri, e questa canzone c'è. Posso fare a meno del silenzio,
preferisco comunicare, posso fare a meno di un partito, tanto il pane me lo devo guadagnare, ma che dire, che fare? Alex Fragola Banelli, che abbiamo collegato. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti, ciao. Alessandro, complimenti, davvero. Grazie, grazie mille. Allora, tu sei un cantautore e quest'anno hai partecipato a Casa Sanremo. Vorrei veramente un bel applauso per il nostro Alessandro Banelli. Ecco. Grazie. Grazie. Alessandro, come nasce la voglia di cantare e cosa hai portato a Casa Sanremo? Beh, allora, la voglia di cantare è nata 11 anni fa, inizialmente come batterista. Ma e poi scusami se ti interrompo, ma il primo palco dove ti sei esibito, qual è stato? Il primo palco è stata la Scorrida, La Scorrida ha lanciato un talento, ragazzi. Ha lanciato Alessandro Banelli. Tutti da qui i grandi talenti. Alessandro, per noi è un grande onore averti concorrente alla Scorrida. Anche il nostro maestro il nostro maestro Pierluigi Testi, veramente a un certo punto della tua esibizione era emozionatissimo, perché ti abbiamo visto iniziare con questa batteria, diciamo, eri piccolo e poi ti abbiamo visto esibirti nel palco di Casa Sanremo. Per noi stasera veramente un grande onore averti nella nostra Scorrida. Grazie. Grazie mille a voi. Vedo che un tuo amico, che è Luciotto, ti vuole dire qualcosa. Io Ale, so di poche parole, però se mi concedi da dire che sei un artista anche te, perché tra me e te, Quarata, sta sfornando talento a rotta di collo. Complimenti Ale. Torni a fare il suo disegno. Grazie. Una battuta dai nostri gianduiotti. Anch'io, Banelli, lo sai, sono un cantabollitore, senti, eh? Lei è un cantabollitore. Tequila. Va benissimo. Io l'unica cosa che ho da dire ad Alex, se me lo permette, mi ha un pochino, non deluso, però mi aspettavo, visto che è un cantatore, una canzone sua e non una cover. Di questo un po' me ne sono avuta male. Ma qui c'è una novità, perché Alex probabilmente in una puntata può essere anche qua in studio. Io parlo con di noi. Questa esibizione, a me questa un po' mi ha crucciato, perché non ha portato una canzone sua, una cover. Simone? Io vorrei dire a Alessandro che io sono 3 anni che vado a Sanremo, quindi ancora di strada ne ha da fare. Alessandro, noi ti ringraziamo in bocca al lupo per la tua professione, grazie. Sempre in lupo, ma posso aggiungere solo una cosa? Dimmi, dici subito.
velocemente. Volevo ufficializzare che il 25 di marzo uscirà un mio pezzo nuovo. Bravissimo, bravo! E noi veramente ti congediamo con una notizia veramente spettacolare. Ciao Alessandro! Ciao ragazzi! Ciao Bani! Ciao! Ed ora, cari Gianduiotti, è il momento con il nostro maestro di andare al nostro gioco settimanale, lo Scorribanda! Wow! Siete pronti, Martina e Luciotto? Franci, canta anche te! Gioca con noi a Scorribanda. Lucio Corazzi indovina e canta. Gioca con noi a Scorribanda. Lucio Corazzi indovina e canta. Il microfono. Pronto maestro, mano al pulsante, la tromba e il maialetto, proviamo se funziona, benissimo, gli attrezzi funzionano, primo stacchetto. Dai Martina, eh? Io sono per te. Fatemi concentrare. Prego maestro, quando vuole lei. Prego, silenzio maestro. A te, di Jovanotti. Bravissima. E allora ragazzi, a cantiamo prima. A te. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto diventa chiaro. A te che hai provato all'angolo con i pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai accolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro. Avanti. Andiamo avanti, se il maestro è pronto, perché il maestro, il nostro maestro ha i suoi tempi, naturalmente, il nostro artista. Ci siamo maestro? Fermo maestro, abbiamo il nostro Luciotto. Prego. La mia banda suona il pop. Il pop? E il rock, dai, va bene. La mia banda suona il rock, maestro, musica. Pop, ragazzi, pop, per la mia banda suona il pop, di tutto il resto la concorrenza, sappiamo bene che da noi fare tutto la licenza, è un rock, bambino, soltanto un po' latino, è una musica che speranza, è una musica che pazienza, è come un treno che è passato. Con un carico di... A me invece vuole il binocolo. No, fermo, scusate ragazzi, con un carico di... Spine. Siamo a posto, maestro, terzo stacchetto. Mano al pulsante. Fermo, maestro. Fermo. La nostra Martina, prego Martina. Il ballo del mattone. Bravo. E allora, bravo, musica. Oddio. Al centro dello studio, al centro. E allora andiamo al quarto stacchetto. Forza ragazzi. Aiuto. Mano al pulsante. Nostro Luciotto. No, la sai, non è vero. Lasciatemi cantare con la chitarra a mano. Errore. È troppo prolisso. Il titolo. Te l'avevo detto, la sapevi. Un altro maestro ce l'ha? Ma cantate. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Ecco il titolo.
lasciatemi cantare una canzone, sono un italiano. Francesco, fai te, vai. Italia di spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i suoi artisti. Vai Lucio. Lucio, cosa c'è scritto là? Gesti. E non riesci a capire. E allora cosa c'è? Con il cuore. Pubblicità. Andiamo in pubblicità. E non finisce mica qui. Sono innamorato di Martina, una ragazza amore assai carina, ma lei non vuol sapere del mio amore. Come farò per conquistarle il cuore? Un giorno l'ha portata qui in Brasola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando le dissi di presentare, mi diede un bacio e non mi sbocciò. Martina, 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 ti voglio al più presto sposar. Martina, 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 ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non ci lasciare, non ci devi rovinare. Ci lasciare! Martina, non ci devi lasciare. Lo so che noi abbiamo le scorridine, ogni tanto cambiamo scorridine, come nel campo da calcio che facciamo le sostituzioni, perché ogni tanto noi facciamo, invitiamo nuove vallette. E allora Martina, prima di andare a conoscere il quarto, quinto concorrente, vorrei quinto, che quinto. Tu facessi vedere ai nostri telespettatori i disegni che sono arrivati questa sera. Allora, il primo che faccio vedere è di Santiago, che ha sempre un messaggio importante per tutti noi. Poi abbiamo Emma e credo la sorella, sì, Alice. Ci siamo? Ok, ci siamo. Se vuole che l'aiuto, prendo qui, sì, e li già fatti grazie vedere. Grazie mille. Lapo, aspetta, lo prendo per benino. Voilà. E qui non vedo il nome. Ah, sì. Vale. Molto, molto bello. E ultimo, non di importanza, Erblin. Facciamo un applauso ai nostri bambini che grazie, ci bambini. Inviano... tutte le settimane i disegni, continuate a mandare i disegni che noi vi mandiamo il saluto e mostreremo il vostro disegno. Martina, te l'onore di andare a conoscere il quinto concorrente. Il quinto concorrente. La donna, Luciana Solvino. Ciao a tutti, sono Solvino Luciana, ho 38 anni, sono nata a Genova dove ho vissuto per 12 anni e poi con la mia famiglia ci siamo trasferiti in Alessandria. Stasera vi voglio proporre la stessa canzone che ho portato al casting della corrida, e cioè Sally del mio mito Vasco Rossi nella versione di Fiorella Mannoia. Buon ascolto! Thank you.
Luciana Solvino di Alessandria, che abbiamo collegato. Ciao Luciana. Ciao, buonasera a tutti. So che per te il canto è una grande passione. Sì. Dove ti... Mi piace farlo nei karaoke. Nei karaoke, tu giri nei bar, mi hai detto oggi per telefono, nei ristoranti e fai, sì, ne fai karaoke, giusto? Sì, sì. Senti, ti voglio fare una domanda. Ma tu sei sposata, fidanzata? No, sono da poco single. Oh, mannaggia, mi dispiace. Senta, ma vogliamo fare un appello? Mica ha visto qua in studio se ci può essere qualche ragazzo che gli può interessare? Magari Lugiotto. Ma lei Lugiotto è single o no? Io no. Come? No? C'è la Lucilla. Ah, la Lucilla. Ma per me ci vuole uno alto 2 metri, perché sono alta 1,84 m. Io ce l'ho per lei, uno alto, ce l'ho per lei. Un'età un po' particolare, il nostro cameraman, Daniele Cionnini, venga qua Daniele, lasci la camera, venga qua da me, venga qua. Non mi sento più. No, noi la sentiamo bene. Guardi, glielo presento io, un fidanzato che è single, venga qua, è single. Guardi chi abbiamo, gli può interessare il nostro cameraman? La vede? Non mi sento. Lei che sta sempre dietro la camera, si faccia vedere. Ci può essere qualcosa? Buonasera. Stia a distanza, no, ha detto di no. Ha detto che è felicemente sposato. Ragazzi, una battuta veloce. No, io per ora sto bene così. Maestro, io la riproporrei questa canzone. Sì. La faremo la prossima volta, non è preparato il nostro maestro. Deve preparare Brasola, il nostro Davide. Noi gli facciamo un in bocca al lupo, veramente grazie di essere stata in nostra compagnia. Grazie a voi. Ciao Luciana. Ciao Luciana. Ciao, ciao ciao. Io voglio ringraziare tutti i nostri concorrenti che ci hanno inviato questi video da tutta Italia. Anche oggi abbiamo ricevuto tantissime richieste di partecipazione. Se la situazione di questa pandemia ci consentirà di inserire altre puntate, lo faremo davvero volentieri. Però voglio annunciare questa sera una novità, perché sicuramente andremo a fare una finalissima che qua in studio condurrà insieme a me una storica conduttrice della Scorrida, Francesca Rettondini, che ci sta seguendo in tutte le sue puntate. Ciao Francesca! Ciao Franci! E allora maestro, prima di andare a eleggere il vincitore di questa 8ª puntata della Scorrida, è il suo pezzo, non so cosa ci ha preparato stasera, perché lei è imprevedibile. In onore sempre di Sanremo e di Loredana Bertè, figlia di, trasformato in figlio di. Prego maestro. Sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze. Sono un figlio di una certa fama. Sono un figlio di Loredana. Loredana, col mascara e la bandana. Sono un figlio di Loredana. Ho fatto invidia e ho fatto pena. Ho fatto tutto, tutto da solo. Lo senti il graffio lungo la tua schiena. Era per dirti che ci sono ancora. Sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze. Sono un figlio di una certa fama. Sono un figlio di Loredana. Loredana, chi mi odia mi ama. Sono un figlio di Loredana, con gli occhi aperti dentro la notte, fare l'amore come fare a botte, il capo branco fra questo indiano.
ti ho fatto male, però per il tuo bene sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze. Sono un figlio di una certa fama, sono un figlio di Loredana, Loredana. Sono schiavo e sovrano, sono un figlio di Loredana. Diamo un applauso ai nostri Gianduiotti e al nostro maestro Pierluigi Testi. Ed ora, cara Martina, prima di andare a eleggere il vincitore di quest'ottava puntata, vado a ringraziare e salutare loro che ogni venerdì ci regalano delle gag straordinarie, e mi devo complimentare ancora una volta, mi sono complimentato all'inizio puntata, dei nostri Gianduiotti. Un gruppo composto dal nostro Daniele Zelli, dal nostro Davide Brasola e dal nostro Simone Mancini. Poi vado a ringraziare il nostro immancabile pittore Luciotto, spero che Lucilla ritorni presto, sì. Ma vorrei sapere da te stasera cosa mi hai disegnato. Io ho fatto, diciamo, l'Europa sfasciata, perché vedi ci ho messo Stroppiello, ci ho messo Siciliano, ci ho messo Ponte Traiano che sarebbe Ponte Buriano, ci ho messo Siena, è un po' d'Europa un po' sfasciata. Benissimo, allora ringraziamo il nostro Luciotto. Vado anche a ringraziare il mio maestro di fiducia, Pierluigi Testi. Grazie, grazie, ciao. I nostri cameraman che lavorano dal pomeriggio, il nostro, e non mi ricordo il nome, Rossano Corsi, Daniele Cionnini, Enrico Maestri, all'audio il nostro Luca Burzi e alla regia lui, l'unico regista capace per la scorrida, Fabrizio Cocchetti. Ed ora vado a chiedere ai nostri Gianduiotti la busta contenente il vincitore di questa ottava puntata. Nel frattempo ho visto il nostro Simone Mancini che ha alzato la mano, non so cosa ci vuole dire, un attimo prego. Visto che non lo fa nessuno, lo facciamo noi. Ringraziamo te, visto che te hai ringraziato noi, noi facciamo i complimenti a te per la conduzione di questo spettacolo. Ecco, tengo a precisare ragazzi, vi ringrazio di questo saluto, tengo a precisare che non siamo dei professionisti, ma cerchiamo di essere professionali. A casa vi divertite, perché i messaggi che arrivano di gratitudine sono tantissimi ogni settimana, e io vorrei farvi un applauso a voi del pubblico, perché portiamo un sorriso che in questo momento ci manca davvero. Grazie di cuore. E voglio ringraziare la bellezza di questa ragazza, della nostra scorridina, che è stata con noi. Fatti vedere alla camera numero 3, che purtroppo io piango che la prossima settimana non ci sei. Non si può perché dobbiamo girare. È come il campo da calcio, lo ripeto, c'è la sostituzione, entra il 9, esce il 9, entra il 27. Le belle esonerate durante. L'ho esonerata. A me piace cambiare. Prossimamente non finisce qui. Perché i nostri autori, con il nostro maestro, abbiamo voluto rivoluzionare questo spettacolo. Cambiamo scorridine e poi... Vabbè, la finalissima viene, ecco, lei l'ho annunciato prima, Francesca Rettondini, che ha condotto una delle prime puntate della scorrida. Ciao, proprio. Andiamo a leggere il vincitore di quest'ottava puntata. Vince! Au. Au. Rullo di tamburi, maestro. I Rinco Boys! Bravo, capitanati dal nostro Michele Pane, che abbiamo in collegamento. Michele, salutami tutto il resto del gruppo, ci rivedremo in finale. Grazie di cuore. Ciao Rinco. E noi vi diamo appuntamento
venga vicino a me, ecco. L'ultima volta, venga vicino a me, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, ore 21.30 su Teletruria con La Scorrida. Buonanotte a tutti! Buonanotte! Amicettina, per piacere fammi bellina che stasera c'ho la Villa Teletruria, Sta tranquilla Santina che per stasera ti farò bellissima. Brava, che ce la fa a concorrenza la bionda. E mi torno! Ma sei già sotto! Ma sei ubriaco? Mannaggia! Allora, Cicci, vedate la mossa! Che c'è Francesco e la Barbara ci aspettano a Teletruria per la puntata! Che la guardi La Scorrida te! Ma io sono in ritardo, devo andare! Ci vediamo tra poco!